Ringrazio innanzitutto il Presidente e il Consiglio per l'invito che ci è stato rivolto, al quale tutti, penso a nome di tutti i consiglieri che siamo qui presenti, abbiamo accettato volentieri perché è innanzitutto un atto dovuto nei confronti dei lavoratori che appunto si sono messi in contatto con noi per cercare quella tutela che evidentemente abbiamo mancato di dare, anche perché al momento in cui ci troviamo a redigere delle mozioni in cui chiamiamo in causa l'unità di crisi, è evidente che c'è stato innanzitutto un fallimento strategico di quello che è il compito anche della Regione di tutelare i lavoratori, e lo stesso credo che possa dire lo Stato centrale di questo. Quindi dal momento in cui ci troviamo davanti a queste situazioni, davanti ai lavoratori, dobbiamo prima di tutto renderci conto che ci sono degli errori di fondo che sono stati citati anche ora e che siamo tenuti a risolvere sul piano legislativo prima di tutto. Ma adesso sicuramente l'emergenza, perché qui al momento appunto in cui arriviamo in situazioni come quelle della Carlo Colombo, della Ericsson, ma che sottolineo sono due dei molti casi che abbiamo affrontato in Regione Toscana, KME, abbiamo affrontato la GlaxoSmithKline e il problema della Smith Beats, che è stato quello che già si era posto in campagna elettorale. Questi sono tutti tasselli di una politica strategica dal punto di vista occupazionale in una delle fasce, diciamo, di interesse, ma su vari livelli, che hanno fallito fondamentalmente. Il riferimento qui della Carlo Colombo, i due filoni principali, due rami d'azienda principali che vengono rimossi spesso, oppure che vedono dei licenziamenti, abbiamo visto, o meglio ho potuto vedere io in quest'ultimo anno, che vanno prevalentemente sullo sviluppo e ricerca e sulla produzione. È necessario quindi appunto avere una visione a 360 gradi, come è giusto che sia, appunto, perché il problema investe la Toscana, Pisa, ma investe tutta l'Italia. La produzione, il fatto che ci sia un calo appunto dei livelli occupazionali sotto il profilo della produzione ci deve far capire innanzitutto che le strategie finora attuate, come quelle per esempio il Jobs Act, uno di questo, faceva riferimento prima il collega Fattori alle politiche, alla non corrispondenza tra precarietà del lavoro e diciamo una maggiore produttività, o meglio un maggior mantenimento dei livelli occupazionali, non c'è evidentemente. Noi dobbiamo chiedere altro a queste aziende, la Ericsson, la Carlo Colombo e a quelle altre che ho elencato, tra poco ci sarà la Jeppesen a Massa. Noi dobbiamo chiedere un serio impegno a queste aziende e soprattutto a fornire alla Regione e ai lavoratori e allo Stato un piano strategico di medio e lungo termine, che devono rispettare pena delle sanzioni che in qualche modo dobbiamo trovare il modo di imporre, evidentemente. Quando queste aziende, come è successo nel 2014 a Ericsson, riescono a ottenere 7 milioni di euro, pensate per le piccole e medie imprese cosa sono 7 milioni di euro, anche a livello occupazionale, perché adesso stiamo parlando di multinazionali, ma non ci dimentichiamo tutte le piccole, piccolissime imprese che costellano il tessuto sociale ed economico della Toscana. Non le dimentichiamo, noi siamo qui per tutti i lavoratori, oggi per Ericsson e Carlo Colombo, ma per tutti quanti. 7 milioni di euro per dei piani, per dei progetti che sono stati portati a termine soltanto in parte, e infatti sento che ci sono delle ipotesi anche di possibilità di revoca di questi finanziamenti. E a fronte di questo, oltretutto, una mancanza di confronto che queste aziende ritengono di mettere in atto nei confronti del MISE o delle istituzioni che li chiamano a rendere di conto di quello che hanno fatto. Questo è inammissibile. Tutto questo, il 6 luglio, mentre i lavoratori protestavano, c'era questo bel evento ospitato a Palazzo Madama, di cui è stato fatto riferimento prima. Allora, il fallimento qui, anche dal punto di vista diciamo della nostra posizione nei confronti dei lavoratori, è chiaro. C'è adesso da intervenire in via emergenziale per questi lavoratori, e queste aziende vanno portate al tavolo e adesso portate veramente a prendersi degli impegni nei confronti dei lavoratori nel profilo in cui dicevo prima. Devono offrire dei piani strategici, devono renderci conto di come intendono utilizzare le risorse che sono state destinate per l'assunzione anche di questi ricercatori, per esempio nel caso della Ericsson. Ci devono spiegare le motivi chiari, veri, per cui decidono di fare dei trasferimenti, perché qui stiamo parlando di lavoratori che non sono risorse umane come viene freddamente detto, sono persone che hanno delle famiglie. Trasferirsi a Pizzighettone o a Genova non è esattamente come spostare un pacco postale, questo non lo dimentichiamo noi, chiunque abbia lavorato prima di fare politica questo lo sa bene. Quindi noi di questo ne rendiamo conto, tanto più nel caso della Ericsson nel parco a Genova, dove adesso ci sono degli esuberi, quindi questo giochino dei vasi comunicanti come lo giustificano?
lo devono giustificare queste aziende, hanno preso dei soldi anche da Genova per questo. Stiamo facendo appunto anche con i consiglieri regionali genovesi e Sara Paglini, la nostra senatrice, tutto un confronto allargato veramente sotto tutti i profili con i nostri consiglieri qui in comune, per portare veramente le aziende a renderci conto di quello che fanno, non davanti a noi istituzioni ma davanti ai cittadini, noi semplicemente li rappresentiamo. Però è importante fare un'attenta riflessione su cosa chiediamo a queste aziende quando eroghiamo dei finanziamenti europei tramite la regione o qualunque altro denaro pubblico che viene preso. Devono fornire delle garanzie, quelle garanzie di un'attività protratta a lungo termine sul territorio sono quelle le vere garanzie che vengono date ai lavoratori, che sanno che per 10, 15, 20 anni sine die avranno il loro posto di lavoro, loro come altri che successivamente, perché è inutile andare a fare propaganda al Mise o andare a fare propaganda a Palazzo Madama con l'evento annuale, il 17° che fa Ericsson, e smentire tutto quanto con i fatti e quindi con licenziamenti o trasferimenti. Quindi questa è una riflessione che davvero possiamo fare, appunto ora cerchiamo di intervenire in tutti i modi facendo pressione all'azienda, in tutti i modi in cui come maggioranza e opposizione potremo fare, perché non c'è divisione da questo punto di vista, non mi interessa dire Movimento 5 Stelle, maggioranza o opposizione, se non mostriamo in momenti come questo di essere uniti è chiaro che le aziende fanno quel lavoro di cannibalizzazione, approfittano delle divisioni spesso anche fra i lavoratori, lo sapete bene anche, non vi sto dicendo niente di cui non siate a conoscenza. A livello legale capiamo per i prossimi bandi, per i prossimi finanziamenti che queste multinazionali otterranno, come legarle al territorio e come costringerli a dare delle garanzie alle istituzioni, al territorio e ai lavoratori. Adesso pensiamo all'emergenza, guardiamo un po' oltre, guardiamo anche al futuro, cerchiamo di capire come non commettere gli errori che sono stati fatti finora e che stanno portando la Ericsson, Carlo Colombo, Jeppesen, KME, ne potrei elencare troppe altre, come ci possono portare finché non dovremo essere tra un mese di nuovo qui per un'altra azienda, perché questo sarebbe un altro fallimento per noi di cui dovremo rendere conto ai lavoratori. Quindi in questo spero che ci sia l'impegno da parte di tutte le forze politiche e che sia unitario veramente, perché non è questo il momento di fare divisioni. Quindi massima solidarietà ai lavoratori, continuate a tenervi in contatto con noi, noi faremo tutto quello che è nel nostro potere di fare come consiglieri regionali, ma parlo anche per i consiglieri comunali e per i senatori, per tutti i nostri parlamentari. Il nostro impegno è dalla vostra parte e nessun'altra, e manterremo fede veramente a questo impegno che ci siamo presi, sia con una mozione sia con la nostra presenza qui accanto a voi. Grazie.